a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi Valentine's Day Book Tag, anche se con un giorno di ritardo. Intanto auguri a tutti i single perché il 15 febbraio è la festa di single, però festeggiamo San Valentino oggi. Allora, intanto vi do qualche informazione su chi era San Valentino. Allora, è stato vescovo e martire cristiano, nato a Terni non si sa quando, è morto a Roma proprio il 14 febbraio del 347 ed è stato venerato come un santo dalla Chiesa cattolica, ortodossa e poi da quella anglicana ed è appunto considerato il patrono degli innamorati e protettore degli epilettici. Queste sono un po' le informazioni principali, diciamo, e su questo santo. E quindi adesso risponderemo a queste domande, queste sette domande, vediamo cosa esce fuori, insomma. Allora, prima domanda è qual è la tua prima crush letteraria? È stata Jace Arundel di Shadowhunters, non che prima non ne avessi perché c'era 4, Peeta Mellark, Eragon, tutte crush comunque, ma in realtà la prima vera crush proprio è stata Jace Arundel. Io proprio morivo sui piedi, no? Soprattutto il Jace dei film. Quanto era bello, madonna, io quell'attore lo amo. Però ok, parliamo di Jace, cioè Jace e Jace. Cioè, c'è qualcos'altro da dire su Jace? No, perché è miracolato. È miracolato da me medesima. Poi continuiamo con le altre domande. La seconda è: con quale libro usciresti a San Valentino? Bella domanda, probabilmente uscirei con Iperversum, sì, perché vorrei farmi più una cultura storica, perché mi sono innamorata, cioè io ho proprio persa per Iperversum, l'ho letta di recente, oddio, di recente non molto, perché l'ho letta a luglio del 2021, quindi quasi un anno fa. E sì, ci uscirei, credo. Ci uscirei molto volentieri se me lo chiedesse. O anche io potrei chiederlo a lui. Però con la prima trilogia solamente, con la seconda non ci uscirei, solo con la prima, quindi l'Iperversum di Ian e Daniel, perché sì. Poi, terza domanda: caramelle o cioccolato? Sicuramente cioccolato, perché io non vado matta per i dolci in generale, però quando si parla di cioccolato è sempre cioccolato. La Nutella, madonna, raga, che vi dico a fare la Nutella. Le caramelle, insomma, quelle gommose ogni tanto, ma anche meno. Poi, quarta domanda, il libro che regaleresti al tuo vero amore? Allora, io non ho ancora incontrato il mio vero amore, quindi non lo so. Forse Lei che divenne il sole, sì. Regalerei questo libro, regalerei Iperversum, potrei regalare anche la trilogia di Nevernight. Ci sono diversi libri che regalerei al mio primo amore, o al vero amore, dice, scusate. Non so, forse poi dipende anche dai suoi gusti, adesso non lo so, perché non ce l'ho un vero amore al momento, quindi mi baso sui miei gusti. Lei che divenne il sole, Nevernight, Iperversum, boh. Oppure Agatha Christie anche mi piacerebbe regalare e anche forse qualche libro di Joël Dicker, non so, ce ne sono diversi. Quinta domanda, commedia romantica preferita? Allora, a me fanno schifo, ok? Harmony, romantici, cazzi, mi fanno vomitare. Ho provato a leggerli, ma davvero sono infantili al 1000%, almeno io li vedo così, quindi mi dispiace se qualcuno è fan degli Harmony e dei romantici, a me non mi piacciono, soprattutto degli Harmony, ma ce n'è uno che mi piace in particolare, è Io prima di te, forse è l'unico libro romantico che sono riuscita a leggere e che riuscirò sempre a leggere. E sì, forse solo quello esiste, quindi direi quello. Poi, sesta domanda, questa veramente è molto più difficile e complessa perché qua ci sta un sacco di roba da dire. Ship preferita? Ship preferita? Sicuramente Ron ed Hermione. Poi, se vogliamo parlare delle headcanon, anche Luna e Neville, cioè io li avrei voluti troppo insieme, Luna e Neville, peccato che sia headcanon, peccato veramente. E non so, ce ne sono davvero tantissime, forse,
forse questi due, soprattutto Neville e Luna, cioè io li avrei troppo voluti insieme. Cosa preferite di San Valentino? Io non ho mai festeggiato San Valentino in modo serio, quindi non lo so, sinceramente. Forse i regali, non lo so. Anche se in realtà non capisco la festa di San Valentino, cioè va bene un modo per scambiarsi regali, festeggiare, magari andare a cena fuori, a pranzo, fare, dire. Quindi è un modo per festeggiare, no, il proprio amore, anche se penso che l'amore bisogna festeggiarlo tutti i giorni. Però va bene, non lo so, non mi posso esprimere a riguardo perché appunto non ho mai avuto niente di serio. Comunque, viva l'amour, sicuramente, e viva i single perché oggi in realtà è la festa dei single, il 15 febbraio, e spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se volete rispondere a queste domande ve le lascio giù nell'info box. E fate l'amore e non la guerra, non so più che altro dire. Iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!